Una prima volta, tanti anni fa, con le mani nella carta testa, poi mi sono allontanata da Viareggio, quindi non ero proprio nell'ambiente carnevalesco. Sono rientrata in ambiente carnevalesco a 360 gradi e lo ritrovo anche in veste di cantante. Chiaramente tutto questo considerando che è una figura piena di contrasti, no? Quindi lui è poliedrico, è veramente camaleontico, sorprendente, stravolge, fa una cosa e poi la stravolge, la riplasma, la riprende, la rivisita, gli ridà una nuova vita, una nuova luce, una nuova emozione. Delle volte me lo immagino, no? Tra i colori delle note, perché rendi colorata la musica in un certo senso, anche attraverso i progetti che fai. Questo ultimo di Equilibristi è proprio è perfetto, colori la tua musica. E è stupendo perché Equilibristi appunto riprende una parte della tua storia musicale e viene rivestita da quello che è la tua forma d'arte, ed è una cosa meravigliosa, proprio molto bella. E l'unicità che acquisiscono queste opere le rendono appunto uniche. Sono opere d'arte, piccole opere d'arte in moto, stupendo. Per non parlare del fatto che poi qual è la professione di Manuel Santini? Cioè, nel senso, arriviamo anche in un altro aspetto. Manuel è un veterinario oncologico e io l'ho ritrovato anche grazie ai miei cani, perché è il veterinario delle mie bambine. Quindi anche l'aspetto umano, c'è anche una grande umanità dietro la sua persona, quindi non mi dimentico l'aspetto della solidarietà, sempre molto presente. E quindi tutto quello che ho detto, abbraccio, perché è un'emozione, è un sentimento, no? Lo dico con realtà, non lo leggo, lo voglio dire con sincerità. È un personaggio stupefacente, che a 360, sì, a 360 gradi trova sempre il modo di ristupirti, reinventando tutto da capo. Incredibile. Quindi, Equilibristi per me è questo, rendere colorate le note a cui hai dato vita. Questo secondo me è un bellissimo progetto. Vorrei però che lo descrivessi anche tu e alla fine, dentro Equilibristi, cosa ritroviamo? Sì, è un connubio tra le mie due grandi passioni, che sono appunto l'arte e la musica. E per questa occasione volevo appunto trovare un punto di intersezione e ho pensato di fare delle cose che fossero uniche, quindi non una cosa stampata che comunque è riprodotta in modo freddo e artificiale, ma una cosa che facesse vedere la mano personale di chi fa appunto un progetto o qualcosa. E quindi sono delle piccole opere uniche dove ogni copertina riveste un disco di carnevale o quello di inediti, che però appunto è un'opera unica e non riprodotta da una stampante o da un'industria. È un modo per lasciare un po' il segno, come se fosse appunto una traccia, un regalo, un dono natalizio per chi ama l'arte, la musica e soprattutto la tradizione locale del nostro carnevale, perché io comunque nasco dal carnevale, dal festival di Burlamacco. Nel lontano 2009, quando arriva Sinfonia di Areggina al Teatro Ienco per il festival di Burlamacco. Sì. Avevi, tra l'altro, ecco qui una piccola chicca, Sinfonia di Areggina accompagnato... L'ha citato, non sono stato io. Ciao Daniele. Lo conosciamo mica noi. Qua, se non sbaglio, il corpo di ballo era in stile western. Sì, eravamo un po' tutti cowboy, come si diceva quell'anno. Sì. Eravamo tutti vestiti in stile western, perché
l'atmosfera dell'arrangiamento richiamava un po' questo, questa atmosfera di rodeo, ecco, e quindi abbiamo fatto un corpo di ballo, tutti vestiti con il cappello, e la camicia a scacchi, le bretelle, insomma, era una cosa molto colorita. Anche emozionante, la tua prima volta sul palco. Sì, è stato il debutto, sì. Io ti direi, richiamiamo l'emozione in note e facciamo sentire una piccola traccia di quello che è Sinfonia Via Regina. Sì. USB mode. Nacque in riva al mare questo azzurro quasi blu, suona il minuetto e non la smette più, da una strada antica il grigio fumo nascerà, per donare sfumature alla città, poi dalla pineta il verde fa una melodia, spunta dietro un'ombra all'amaranto che ha un'idea, in un attimo Viareggio diverrà una sinfonia. Sinfonia Via Regina, sinfonia di colore. Allora, qua c'è stato proprio il primo salto. Dalle mani nella carta pesta, l'amore per l'arte, Via Regino, alle note. Perché questa scelta, questo cambiamento? Allora, la musica è sempre stata una cosa che portavo dentro, proprio di pari passo con l'arte. E se da una parte esprimersi attraverso un disegno o un quadro è, diciamo, facile, è un'attività che si può fare quotidianamente, esprimersi con una propria canzone è chiaro che non ha tutti questi queste possibilità e queste vetrine. E fortunatamente il Festival di Burlamacco ha dato spazio, diciamo, a questa forma d'arte, perché credo che per esprimere certi messaggi ci sono diverse forme d'arte, no? C'è il teatro, c'è la musica, la pittura, e a seconda del messaggio che uno vuole dare c'è un mezzo di espressione. E quelle cose non si potevano esprimere se non con un brano. Se non attraverso la musica. Il silenzio di Viani. Il silenzio di Viani è dentro Sinfonia Via Regina. Allora, il silenzio di Viani è una canzone che non ha a che fare niente con il carnevale, che ha tutti i ritmi completamente fuori dalle note carnevalesche, e è una ballata, diciamo, che però esprime benissimo, secondo me, le atmosfere che c'erano nei quadri di Viani. Quindi un po' anche qui di nuovo ritorna l'amore per l'arte in quanto pittura, disegno e la musica, che ritroviamo poi sempre, no? Nel corso del sì, il connubio appunto tra arte e musica c'è sempre. Si passa, si salta un paio di anni e si arriva nel 2011 con Burla Katana. Burla Katana contiene Saluti da Viareggio, che ha partecipato per il Rione Migliarina, perché ha iniziato con Rione Migliarina, al Festival dei Rioni. Sì, è stato il primo anno del Festival dei Rioni e lì c'è stato un grande salto, perché dalle Ienco siamo passati al Politeama, e quindi insomma è stato un po' dura avere il coraggio, anche e soprattutto per un quasi debuttante, andare a calcare le tavole del Politeama. E è stata una bella soddisfazione, perché rappresentavo il Rione dove per molti anni ho vissuto. Io sono stato per molti anni alla Migliarina, e quindi è stato un piacere portare le note della Migliarina al Festival dei Rioni. Speriamo di rivederla aperto il Politeama, questo ce lo auguriamo. Sì. Purtroppo nel 2009 c'è stata la strage di Viareggio, e lì nasce un'altra canzone in Burla Katana, che è Città Ferita. Sì, Città Ferita è anche quella una, diciamo, una ballata, dove in pratica si prende in ballo il tema della strage ferroviaria, chiaramente con poche parole, poche note, un brano molto essenziale che però dice tutto. E anche le immagini sono prese proprio dai servizi della stampa per far vedere un po' quello che è successo in quella notte.
quindi anche un brano sentito. Sì, sì, molto sentito, sì. Anche perché proprio da un punto di vista musicale è proprio stringato, cioè poche note, poche parole, e scelte proprio con molta cernica per non quasi essere quasi poetica. Troppo, sì, 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 per non essere troppo pomposo, ecco. La copertina di Burla Catania, io la vorrei far vedere, ce l'abbiamo dietro? No. Ma come non ce l'abbiamo? Perché no, la copertina di Burla Catania è una copertina particolarmente moderna. Sì. La scelta da dove proviene? Allora, nel 2011 era un periodo in cui il carnevale non viveva di grandi fasti, nel senso che c'erano molte persone che volevano che finisse questo carnevale. E soprattutto le istituzioni, quindi la cosa grave era quello, perché non c'era il supporto delle istituzioni per il carnevale di Viareggio. Quindi per me era una figura che stava morendo, e per dare questo messaggio ho pensato di fare questa testa di burlamacco, che in pratica era una faccia scheletro, con due katane sotto, come se fosse il veleno, come il simbolo del veleno, perché sembrava che fosse una cosa appunto tossica, il carnevale, che doveva essere eliminata, quasi come un divieto, come se fosse qualcosa da eliminare, una scoria, e quindi quello era un messaggio molto importante che ho voluto dare con quell'album. E invece siamo sempre qua e arriviamo al 2013, quindi continuiamo ad andare di due in due con 8 sfumature di carnevale che vi facciamo ascoltare. Arnaldo Galli è la canzone. Allora, noi diciamo che lo puoi trovare sul molo tra i pescatori a pescare, chiuso al freddo di un hangar con le mani sul giornale. Una faccia imbiancata dava vita al suo bozzetto, e costruiva per esempio un carnevale nel cassetto. Nacque un'idea preziosa di spirito ecologista, celentano stretto fra i muri, un po' sgomento a prima vista. Così un forte messaggio lasciava meravigliati, il carrista si chiedeva dove andranno gli innamorati. Ecco, sta arrivando un groviglio di rami secchi, canta la civetta dai colori strepitosi. Poi c'è un battibecco che fa esplodere un vulcano, sono leoni tra conigli coraggiosi. Passa un carro che farà la storia, esplode e disincanto, è la bomba per il centenario. Pagliacci in movimento, piovono coriandoli sui viali, il mago è lì davanti con i suoi guanti gialli, il grande Arnaldo Galli. Poi si apriva quel... Poi Arnaldo Galli è stata scritta nel 2012 per il Festival dei Rioni, ma chi come noi, penso, è Viareggino, cioè io ascoltando la canzone mi immagino i carri dei Galli, cioè li vedo proprio, quindi mi richiama a questa sensazione, a questa emozione di quando ero anche molto più bambina, quindi mi porta proprio fuori un sentimento più fanciullesco, diciamo, della situazione. Quindi nel 2012, Arnaldo Galli, fra l'altro questo è un testo da molti considerato un capolavoro per la metrica, se non sbaglio. È vero, sì. È stato considerato così. In questo lavoro, fra l'altro, è presente anche Periferia, sì, che è un brano di Perino Ghilarducci, è tra i meno conosciuti, è una canzone degli anni 80. Allora, questa canzone di Pierino Ghilarducci, che è un brano degli anni 80, in realtà rifletteva molto, molto bene la situazione politica che abbiamo attraversato nel 2013. Quindi, giusto? È stata proprio una... perfetta. Sì. Cadeva proprio appena voluta. Voluta, sì.
quindi raccontaci un po'. Allora, intanto questa canzone io sinceramente non la conoscevo, tra quelle di Pierino non le conoscevo perché poi è stata inserita in un lavoro di Tony Filippini. E io per caso, quando dice il caso, no? Mi sono trovato ad avere in mano un vinile che si chiamava Concerto per Viareggio, che non avevo in casa, ho detto me lo compro. E ho trovato questa chicca. Me lo compro perché al tempo era più facile comprarsi i vinili nei carnevali. No, no, nei mercatini. Ah, ecco. Sono trovato nei mercatini. Va bene. Sì. Okay. L'ho trovato nei mercatini e ho detto, ma questo me lo prendo perché non ce l'ho e me lo ascolto. E ho trovato questa gemma in parole e in musica dove Tony Filippini ha cantato un brano di Pierino Ghilarrucci e quindi ho capito proprio quella che era l'attualità del pezzo. Contestualizzato proprio alla grande. Sì, e quindi ho detto questo lo voglio fare. E quindi poi grazie anche a Silvia, la figlia di Pierino, che ha dato subito chiaramente l'ok per fare la cover e abbiamo fatto il brano che poi è stato inserito questo lavoro. Tra l'altro, 8 sfumature di carnevale si porta dietro anche un'altra canzone che secondo me merita di essere ricordata, che è Radio Carnevale, della famosa sigla della torretta. Sì, quell'anno c'era sempre la torretta che faceva filo di fusione in passeggiata e quindi lungo tutta il Viale Manin durante il carnevale trasmetteva le canzoni e la sigla di tutte le trasmissioni era Radio Carnevale, che poi hanno utilizzato anche l'estate nella barchetta. Ah, ecco, perché erano i soliti in pratica, quindi usavano anche questa sigla per la trasmissione estiva, quindi quando la barchetta passava avanti e indietro la sigla era sempre quella lì. Quando i bagnanti dormivano, sì, arrivava e questa sparava. E quindi gliela rimettiamo anche in 8 sfumature di carnevale, che riporta anche tra l'altro un remix di Simone Cerri, che è Sinfonia Viareggina. Perché sì, la scelta di remixare? Che non è molto... Non è comune. Nelle tue corde non mi sembra... No, infatti è l'unica occasione che per adesso si è verificata. Però io mi ricordo che quando feci appunto il primo anno il Festival di Burlamacco da Sparpatello, mi ricordo che ero in Tarsena e da un locale ho sentito la canzone Sinfonia Viareggina, ma non era la versione che avevo pubblicato io, era questo remix. E quindi sono andato al locale, sono salito sulla terrazza e mi sono presentato al DJ, ho detto, quella è mia. E quindi mi aveva detto che di quell'anno del festival gli aveva era quella che l'aveva colpito di più questo brano e gli era piaciuto fare questo remix. E quindi io me lo sono sempre tenuto proprio a cuore perché mi ha fatto molto piacere questa cosa e quindi poi quando c'è stata l'occasione di fare un album dove non c'era un filo conduttore e quindi era una raccolta di cose particolari, ho detto ma quasi quasi qui ci sta bene come chiusura questo remix di Sinfonia Viareggina, quindi credo di aver fatto anche un piacere. E così è stato, l'abbiamo ballata in tanti, me compresa, perché chiaramente io non mi sottraggo agli eventi mondani carnevaleschi. E da qui arriviamo, qui è una parte importantissima perché è un punto di svolta, è uno svoltone al 2015 col quarto CD che è Vivace, che partorisce Caliente per il Festival di Burlamacco e qui veramente balla tutta la città. Sì. La possiamo ascoltare? Sì, proviamo a pigiare play, vediamo cosa. Il cielo, proprio sopra le. No. Te lo diciamo perché? Sì, no, perché sì. È il tasto diverso. È vizio di pochi, così come l'ozio e chi vuole dormire. Ma arriva il momento di andare per strada e perdersi in mezzo alla gente. Così anche...
Allora, la conosco tutta. Qui, se non sbaglio, tra l'altro, tu eri in dubbio su più canzoni, su un paio di canzoni, no? Come andava? Sì, perché stavo appunto raccogliendo materiale per fare Vivace, e quindi avevo molte canzoni già pronte, per tra le quali scegliere quella da portare al festival. E soprattutto io ero in dubbio su due, cioè Caliente e Piccola canzone di carnevale. Una era completamente commerciale, che è Caliente, e l'altra era molto più particolare e ricercata, che però era molto più nelle mie corde, perché sono sempre stato uno di quelli, no, che fa le cose strane. E però quell'anno lì, quando li facevo sentire agli amici e cercavo un consiglio, no? Ma questo o questa? E tutti, no, no. Questa. Quella, decisamente, per questa. Il festival di Burlocco, quella. Non c'è stata mai una persona che mi avesse detto quell'altra, ha detto, vabbè, presentiamo quella. È andata, mi sembra, discretamente bene. Che però in realtà non si è posizionata, ma ha avuto un successo. Non è arrivata neanche in finale. Niente, no. Niente, ma ha avuto un successo incredibile. Sì. Vivace, Immagine e Sotto il sole di febbraio, sempre dentro Immagine, perché queste due canzoni meritano di essere ricordate? Allora, Immagine l'ho portata in giro per molto tempo nei vari spettacoli teatrali e ha sempre raccolto tanti entusiasmi, perché comunque è una canzone che ho scritto insieme a Daniele Biagini che diciamo fa molto il percorso da bambino a adulto. Si parte proprio da una foto che avevo ritrovato vestito da moschettiere, e da lì mi è venuto in mente di scriverci questa canzone, quindi è una cosa che tengo molto, a cui tengo molto. E Sotto il sole di febbraio è stata un'altra delle canzoni estratte da Vivace che ha riscosso molto, molto consenso. Quindi, cioè, lì c'era più degli altri che il tuo, sì. Come sta? L'altra mi piace più, ma c'era molto contrasto, appunto, il discorso Sotto il sole di febbraio, si parlava di andare a febbraio a prendere il sole perché d'estate c'era la neve, quindi era tutta una cosa. Non ce l'abbiamo, se no ve la facevamo sentire. Ma comunque tanto tutte cose che potete ascoltare. Dove? No, devi dire comprando. Ma come? Andate su YouTube. No, comprando equilibristi. Ti stiamo dando questa possibilità. Eh sì, perché scusa, c'è tutto. Certo. Versione CD e 45 giri. Continuiamo ad andare di due anni e arriviamo al 2017 e qui abbiamo il primo disco in uscita su piattaforma digitale più CD, che è Sangria. Ce l'abbiamo da fargli vedere la copertina, certo. Di Sangria. Oh. Se lo trovo, sì, ecco. Perché Sangria, mentre lui cerca la copertina, cioè la figura di Bacco sul Baccanale, ma in realtà non c'è solo la figura di Bacco sul Baccanale. Io la farei proprio vedere perché secondo me tutti si chiedono ma che c'è sopra. Ecco, vedetela bene. Allora, c'è Manuel nelle doppie vesti, in quella di Bacco e in quella di Pomona, rispettivamente dio del vino e della frutta. Eh sì, perché la sangria si quindi fa. Quindi non si vede bene perché non sei proprio in luce. Eh no, è chiaramente fatta apposta, il gioco di luce sempre, anche qui ritorniamo, no? Caravaggio, il dio della luce, no? Per sì. Quanto riguarda la pittura, e anche qua giochiamo sul discorso pittura, no? Che musica e via discorrendo, che non ce lo perdiamo mai di vista, sì. mai. Allora, il titolo, se non ricordo male, nasce dall'idea di descrivere i vari pezzi di diversa natura e stili legati ad ogni modo ad un unico tema, giusto? Esatto, sì, come pezzi di frutta che galleggiano nel vino. Quindi una vera sangria. Esatto. Allora, questo album si apre con Movida, sì. Che poi è uscito anche come singolo su sì. iTunes. È un brano dalla sonorità molto dance, qui diciamo che si ritorna a un ritmo accattivante, un po' tipo quello di Caliente. Sì. Sì. Movida perché? Perché da poco volevo tempo rifar ballare come... Sì.
come concaliante. Da un po' di tempo a quella parte mi piaceva mettermi in mezzo a quella che si dice bubaraglia. Ecco, qui aveva, vedi, un altro pezzo di Manuel che stupisce, no? Perché in realtà... Sì, di carattere non sono proprio così, però ogni tanto mi piace infilarmi nel casino. Allora, arriviamo però ad ascoltare una traccia che è Sei parte di me, che ha stupito tanto questa canzone al Festival di Burlamacco. Ce la fai ascoltare e dopo continuiamo? Sì, allora prima volevo però dire una cosa. Sì. Che quella che sentiamo è una versione particolare, non è quella presentata al Festival. Ok. Perché è una versione fatta esclusivamente piano e voce, registrata dal vivo. Perché è anche molto commovente questa canzone, sì, quindi... fatta in questo modo forse ancora di più. Esatto. E invece di fare la traccia del piano e registrare sopra la voce, è stata registrata in tutt'uno, quindi è un po' un esperimento che abbiamo fatto e che in pratica si ritrova anche qua nei 45 giri. Ok, quindi questo lo potete acquistare, non c'è su YouTube. No. Ve lo diciamo. Questo è un pezzo da collezione. È un pezzo da collezione. Tra l'altro, ormai lo diciamo, la canzone si è posizionata seconda al Festival di Burlamacco e ha vinto il premio Pierino Ghilarducci, giusto? Per il miglior testo. Per il miglior testo. Via. Allora ve la facciamo anche ascoltare, visto che... Nove mesi è lunga l'attesa e magari avrai preso qualcosa da tua madre, mia giovane sposa, il colore degli occhi o il sorriso. All'inizio sarà troppo bello mascherarti da principe azzurro nelle tue prime immagini al corso. Burlamacco ti dice così, ci vuole poco per un'onda del mare a ritagliarti qualche pezzo di blu. Una canzone potrà farti arrossire, prima o poi capirai che Viareggio dà il necessario per la felicità e poi per mano ti accompagnerà. Dentro un vortice ti donerà la giusta dose di vertigine e poi si perde tra le maschere proprio come te. Avrà un cuore più dolce che c'è. Posso dire la mia? Meno vivace ma molto. Sì, era una prova che abbiamo voluto fare e il brano lo richiedeva un po', ecco, questo aspetto un po' più intimo rispetto alla festosità che nella versione originale molti hanno accostato a alcune sonorità di Battiato, quindi anche questa cosa qui mi ha fatto molto piacere. E che dopo ci arriviamo anche lì, piano piano. C'è un'altra canzone dentro Sangria di cui io e te insieme non abbiamo parlato, ma che secondo me merita molto per il testo e ha un finale a sorpresa. Mm-hmm. Puoi capire cos'è? No. Mi ricorda la Viareggio in bianco e nero. Ah, okay. Non lo sa nemmeno lui, però lo so io. Esisto malfatti, sì. Sì, è un brano classicheggiato, diciamo, anche l'arrangiamento è molto classico e prende anche un po' quello che era il
dialetto, quindi nel testo proprio ci sono alcune parole legate alla canzonetta e a questo aspetto un po' canzonettaro e dialettale. Mi ha ricordato proprio nella Via Reggio Bianca e Nera, sì, quella di un tempo, anche questo omaggio mi ha fatto piacere, non lo sapevo, non ne avevamo parlato e poi l'ho scoperto da solo. Arriviamo al 2018, quindi non saltiamo più di due anni in due anni, ma passa soltanto un anno e arriva l'EP. Caliente, più 45 giri con Caliente e versione unplugged di 6 parti di me, quindi CD, più digital, più vinile. Perché questa scelta? Allora, nel 2018 iniziava a essere, diciamo, vicino a quello che erano i 10 anni dalla prima canzone, a cui si arriverà l'anno dopo, e per quanto riguarda quell'anno mi risentivo di iniziare a fare qualcosa per promuovere poi l'anno successivo, i 10 anni dalla prima canzone. E quindi ho pensato, facciamo qualcosa, non un album, perché avevo fatto comunque Sangria, e non avevo neanche il tempo per raccogliere comunque quelle 9-10 canzoni inedite. E quindi ho cercato di fare un EP in formato sia digitale che fisico, però ho detto, qui ci vuole anche qualcosa da collezione, e da lì infatti è nato il 45 giri, che appunto per gli amanti... Lo facciamo vedere, perché ce l'abbiamo noi. Sì, negli equilibristi è proprio il formato 45 giri, mentre l'EP si trova in tutti i packaging degli equilibristi nel formato invece CD. Ogni confezione ha un album più l'EP Caliente con le 4 tracce. Ma non finisce qua, perché nel 2018 ci sentiamo particolarmente in forma e arriva anche a Uttatana, che va a racchiudere, è un cover, a livello di cover, va a racchiudere i 10 brani, diciamo, che avevi più a cuore o comunque che hanno fatto più successo del Festival di Burlamacco. Sì, Uttatana è un album uscito solo in versione digitale. E a volte succede, no, che si fa una competizione e uno dice, ma guarda, quella canzone la potevo scrivere io, oppure quanto mi piaceva magari cantarla io. E quella è stata l'occasione per riprendere in mano alcune delle canzoni che mi hanno colpito durante le varie edizioni del festival, e le ho rifatte in modo più personale, prendendo anche comunque duetti con altri artisti del festival. 2018 è un anno importante, perché molto bella questa cosa, perché credo che abbia fatto tanto piacere anche agli altri artisti del Festival di Burlamacco. Poi siamo tutti amici, insomma, li conosciamo tutti, quindi è anche una bella esperienza. Però per te il 2018 ha portato anche a qualcos'altro. Entra nella tua vita un nome, che è quello di Mina, e più precisamente io ti do una data, 20 giugno 2018, il tuo arredamento. Quindi, cosa succede? Era uscito il disco Maeva di Mina, e a Manuel viene in mente una cosa. Sì, che c'era una canzone di questo disco che mi aveva travolto, e ho detto, sarebbe bello poterci riuscire a fare questo brano qui in modo personale, e quindi l'ho rifatto con un video e l'ho mandato a Lugano, e senza nessuna pretesa, solo per un omaggio, ecco. Ho ricevuto una risposta con scritto, viene da ridere perché se ne parla, con scritto, la cosa è molto piaciuta, potresti ricantare la parola finestra? Cioè, in tutto questo, no, uno si aspetta, molto bella, però sai, una voce maschile che canta Mina, un po' pretenzio. No, perfetto, tutto molto bello, rifammi finestra. Sì, e quindi che succede? È che io non capivo dove stava il problema, perché anche in studio non c'era niente che non andasse, ma si sa che l'orecchio della signora è un orecchio particolare, e si vede che sentiva quella parola lì detta male, non lo so. E quindi l'ho ricantata, la finestra, la parola qui, e gliel'ho rimandata indietro,
e dopo si vede che andava bene. Andava bene. E l'ha messa sul suo canale YouTube. Canale ufficiale di Mina, troviamo Manuel Santini che canta il tuo arredamento. Una bella soddisfazione, sì, direi. Soprattutto perché diciamo che fino a quel momento ti eri destreggiato prevalentemente in canzoni di tipo carnevalesco. Sì. Quindi non è una cosa da poco. 2019, questa cosa mi piace tantissimo perché arriva il bestio. Che però potrebbe anche. Ce l'abbiamo. Oh, ecco, meno male. Allora, abbiamo il bestio, che però potrebbe essere il bestio o anche, siccome Manuel è anche molto sottile e raffinato, il best ten. Sì, perché è scritto best ten, ma uno lo può leggere anche come bestio. Esatto. E questo titolo qui nasce anche un po' dalla storia dei calafati, no? Del barco bestia e di tutte le parole americane che il viareggino ha stravolto e fatto suo. Si è appropriato dei il termini. Bestio è appunto la bestiolina che c'è in copertina, che è un pesciolino con i rombi del burlamacco, che però, come vedete, poi se lo facciamo passare, l'amo è dietro e non ha boccato, e questo è un messaggio che volevo dare, ok? Quindi cioè sono passato ma non ho abboccato, e questo è il, come si direbbe, il best of. Tra l'altro nel bestio, cioè, viene proprio fuori l'attingere ai diversi stili musicali. Sì, vero, quella è stata una cosa che mi hanno detto nelle prime recensioni, infatti è una cosa che mi ha fatto molto molto piacere, di innovativo, particolare, sì, veramente una cosa diversa, di vedere, sì, come, sì, nei, sì, vari anni, che neanche uno poteva magari immaginare, perché solo una volta che sono state messe tutte insieme nella tracklist è venuto fuori questa cosa, di vedere come in realtà si parla sempre di carnevale, ma gli stili e i generi musicali sono veramente diversi. Sì, è vero, si nota tanto. Poi fra l'altro, vabbè, Bessio si è detto best 10 perché appunto è a 10 anni dalla tua prima performance ufficiale al Teatro Ienco. Viareggio può cambiare all'interno del Bestio, che vinse al Festival di Burlamacco il premio Aurora Francesconi. Sì. È una canzone a cui tengo moltissimo, perché diciamo che il cambiamento fa parte del mio carattere, no? Come abbiamo già detto prima, dei contrasti, delle cose che magari mi piace fare proprio per sorprendere chi mi ascolta. E Viareggio può cambiare è una canzone che appunto alla fine cambia e diventa tutt'altra canzone. Quindi uno non si aspetta che a 30 secondi dalla fine... Non createvi aspettative su quest'uomo, perché tutto quello che ti aspetti poi alla fine non succede mai. Quindi... se si è scontato è troppo facile. Sì. A 30 secondi dalla fine cambia pezzo in pratica. E quell'anno al Festival di Burlamacco abbiamo fatto una coreografia con dei bambini, tutti vestiti con l'impermeabile e gli ombrelli, e secondo me è stata veramente una cosa spettacolare, davvero. Non l'ho vista perché ero molto intenzionato, no, a far bene, quindi vedevo il pubblico, ma tra il video e il corpo di ballo dei bambini è stata una cosa, a rivederla poi in filmato, veramente emozionante, molto, proprio a cuore. Tra poco, Manuel, per il 26, diciamolo, il 26 di febbraio, torni sul palco con i ragazzini per la mascherina d'oro. Eh sì, questa è con una canzone inedita, sì, che per i 150 anni del carnevale. Sì. Sarai circondato da bambini che ti usciranno da tutte le parti. Ancora non sarà detto, perché no, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Questa è proprio una cosa super inedita. Sì. È vero, sì, Manuel? Sì, è una cosa che mi fa molto piacere, perché andare anche a toccare il sociale è sempre bello, è un'iniziativa molto bella. Fra l'altro sono bambini con delle difficoltà importanti, quindi insomma sarà una grande emozione, sì. Io sarò presente, quindi me la gusto già, pregusto, faremo un bel video, certo, e va bene. Bello.
è d'obbligo. Parte bella, si passa a una cosa un po' più delicata, una cosa che mi emoziona, perché insomma in quel momento vivevo appieno il carnevale. Pochi giorni fa, primo dicembre 2020, moriva Franco Malfatti. Nel 2019, per Franco Malfatti, La Zattera. Nasceva La Zattera, che era la canzone ufficiale appunto del caro di Franco Malfatti, La Zattera. Sì. E io mi ricordo quando mi fece vedere il bozzetto per appunto iniziare a creare un po' la musica, mi disse subito che hai carta bianca, fai quello che ti ispira la cosa, non voglio influenzarti, anzi non leggere neanche la descrizione del carro, cioè fai proprio di tua pancia quello che vuoi. E io avevo visto il bozzetto che ricordava molto il quadro della Zattera, di Gerico, e chiaramente non mi veniva in mente niente di festoso, di carnevalesco, e quindi gli proposi, ma se facessimo qualcosa di completamente fuori... Era molto emozionante, perché io mi vedevo passare dal... Sì, quando arrivava a Piazza Mazzini era molto... Era veramente... E quindi lui disse, fai quello che vuoi, e gli proposi appunto questo brano, e è stato molto apprezzato da Franco, soprattutto la seconda parte. Lui mi diceva, quando arriva la seconda parte fa è una cosa devastante. E è stata un'occasione per fare anche un brano molto importante per me, che chiaramente senza il suo input, senza la sua sensibilità, non avrei mai pensato di fare. Franco era proprio un buon uomo, un uomo, sì, proprio probo, una persona buona, sì, una personalità sensibile. Sì, sempre. Era bello lavorare, cioè è stato bello, era, secondo sì, me. Sì, molto, era molto. Purtroppo è andata così, però insomma mi porto dietro delle bellissime chiacchierate, e aver conosciuto una persona che era veramente generosa in tutti gli aspetti, sì, a 360 gradi, dove non c'era mai una cosa recondita, non c'era mai una cosa nascosta, era proprio pulita. Pulito. Sì, era una persona pulita. Lo salutiamo. Certo. E andiamo a Mille Coriandoli nel 2020. Sì. Mille Coriandoli, qui c'è una parte che sono anche coinvolta. No, sì, ma perché a casa c'avevo... Mille Coriandoli nasce in pieno Covid. Sì, è vero. Che cosa doveva fare quella canzone? Doveva uscire magari a carnevale, però non si sapeva niente, perché eravamo tutti in zona rossa, nel lockdown. Era, mi ricordo, marzo-aprile, e io avevo già questa canzone bella e pronta, e ho detto, quasi quasi, per dare il senso comunque che la vita continua, che bisogna sempre andare avanti, la pubblico adesso. E ho fatto questo singolo sulle piattaforme proprio in pieno Covid. E noi l'abbiamo apprezzato, visto che eravamo tutti del domani non c'è certezza, almeno ha dato un po' di brio di coriandoli. Sì. Arriva il 2021, tutta colpa di Batman, CD più digital. E qui arriva la svolta extra carnevale. Sì. Perché cosa, in realtà io vorrei capire, cosa ti ha dato proprio lo slancio per questi 9 brani che vanno proprio al di là di quello che avevi fatto fino a quel giorno? Sicuramente due cose. La voglia di guardarmi intorno, come sempre faccio in ogni cosa, quindi cercare di trovare sempre una soluzione diversa in quello che può essere la pittura o la musica. Ma poi, come si diceva prima, chiaramente l'esperienza con qui i brani che mi ha pubblicato Mina. Le discografie richiamano proprio Battisti, De André, sì. Mina, c'è cioè proprio un sentore forte. Era proprio un album dedicato alla musica italiana, tant'è che infatti poi ho scelto di fare una cover di Ivan Graziani, Motocross, la rilettura in versione rock sì, di Ivan Graziani, proprio perché doveva essere un progetto che segnasse un po' il canto autorato italiano. E tra le varie cose ho detto, scelgo un brano che non è di quelli conosciuti
al grande pubblico, diciamo, e lo faccio mio. Grande successo, perché poi ricevi anche la telefonata del figlio di Ivan Graziani, che ti dice appunto: mi raccomando, niente falsetto, ma non ti preoccupare, la canzone è rock. Sì, c'è nessun tipo di problema proprio. Sì, no, l'unica cosa a cui ha tenuto è che spesso fanno la, diciamo, lo scimmiottare il falsetto, no? Quando uno fa una canzone di Ivan Graziani fa il falsetto, ma il problema è che lui aveva quella voce davvero, non è che faceva un falsetto perché era una voce impostata. Sì, sì. E quindi Filippo mi ha detto: se vuoi un consiglio, fa la voce piena e non in falsetto, perché sennò scimmiotti la canzone. E quindi poi nel brano ho usato la voce piena e non il falsetto. È fatto bene. Bella scelta, una bella scelta. No, poi la versione rock, tra l'altro ci sono anche altre canzoni pop, dance, mi sembra L'Abbaglio è un po' dance. L'Abbaglio sì, è molto dance, sì. Anche sì. Lì c'è un po' un mescolume di generi che dal rock al jazz al piano. Tim Burton che chiude il disco, che ha dato il titolo al disco. Esatto. Perché quando ho raccolto i brani e ho pensato al titolo, diciamo che il finale con Tim Burton doveva comunque racchiudere tutto quanto. E quindi io sono stato un amante dei Batman di Tim Burton e quindi ho detto: devo fare un titolo legato a Batman. E quindi avevo studiato già la copertina, però l'avevo fatta dritta. Ma ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Oh, meno male, ce l'abbiamo anche la copertina di Tutta colpa di Batman. Anche perché questo, insomma, vuol dire la chiave di volta, no? Eh sì. Infatti sei alla rovescia. Infatti. È a testa in giù perché i pipistrelli dormono a testa in giù e quindi Batman era un pipistrello e quindi la copertina poi l'ho fatta al contrario perché era a testa in giù. E questo qui è appunto il primo disco che va extra carnevale. Primo disco che va extra carnevale. Io mi sento di dire che poi nel 2021, sempre ricollegandoci all'arte, arriva anche una cosa importante. Perché cosa succede? Una tua opera, e lo so io, e non lo sai te, una tua opera viene esposta al Vittoriale. Ah, a cavolo! E ce lo siamo dimenticato, è vero? C'è una cosetta. Una cosetta così da nulla, ma sì, ma figurati. Sì, un'opera che è nata nel 2019, che poi dopo è stata portata avanti proprio per le vicissitudini che sappiamo dell'emergenza sanitaria e che ha visto la luce solo nel 2021. Sì. E, è un'opera in cui in pratica si vede il profilo dell'architetto Maroni che aveva costruito appunto il Vittoriale e che però proietta sul muro il profilo di D'Annunzio e non il suo. Diciamo che è un'opera pop. Tra l'altro se nel 2001, perché prima io ho detto che lui è poliedrico, no? Gli elefanti del Vittoriale, non a caso, quindi c'era già un precedente. C'è il pallino. Esatto! Cioè D'Annunzio, ma che ti ha fatto? Ah no, io andai a vedere il Vittoriale con la scuola in quinta liceo come gita di maturità. Ok. E io rimasi folgorato da quella casa. C'era chi diceva è tutto kitsch, da quanta roba c'è. Perché poi quella lì è proprio l'ultima residenza di D'Annunzio. Sì, sì. Mm. Infatti è detto anche il libro di pietra, perché l'ultimo libro che ha fatto era proprio la sua casa. E io invece sono rimasto abbagliato da queste stanze, perché ogni stanza c'aveva un nome, c'erano sempre degli oggetti che comunque erano stati messi per un motivo. E quindi tornato a casa ci ho inventato un giallo. È stato pubblicato questo romanzo e si intitola Gli elefanti del Vittoriale nel 2001. Sì. Guarda che io mi sono impegnata tanto. Hai fatto una bella ricerca. Eh sì, perché a un certo punto ho detto via, ma D'Annunzio, ma fammi un po' andare a vedere perché? e scopro tante cose. Infatti all'inizio appunto ho detto che non ti limiti alla pittura, ma sei anche uno scrittore, comunque cioè veramente a 360 gradi ogni forma d'arte. Sì, ecco, io ho quasi paura, cioè un cortometraggio, insomma, ora bisogna cominciare a scrivere, qui. Sì. Cioè, beh, il cortometraggio su Viareggio ci manca. Andrebbe fatto, secondo me.
Va bene, allora, poi fra l'altro, sempre nel 2021, quindi ritorniamo al 2021, al Vittoriale, sempre nel 2021, il Morales per Puccini, a Bargenchia. Bargenchia, sì. Sì, è stato indetto quel concorso per riqualificare una strada di Bargenchia, dove i temi erano o il campanile di Bargenchia, che appunto sembra sia stato il punto di riferimento per fare la Tosca di Puccini, oppure alcune cose tipo la flora e la fauna di Bargenchia o i lavatori. E mi viene in mente di fare una cosa un po' molto grafica, diciamo, dove solo da lontano si vedeva venire fuori il volto di Puccini. È molto bella. Ora io mi dispiace anche che non ce l'abbiamo da non ci abbiamo le diapositive, no? Da fare, in pratica c'è una campana che appunto riprende il campanile, da un'altra parte si vede Castel Sant'Angelo, che è appunto il punto di riferimento dell'opera pucciniana della Tosca, e nell'intersezione di queste figure si crea il volto di Puccini, tutto blu. 2021 abbiamo sentito parlare solo di Mario Santini. Non ho fatto altro. Quindi qui ormai non si va più di anno in anno. Inizialmente si andava ogni due anni, poi abbiamo iniziato ad andare di anno in anno e poi abbiamo iniziato ad andare di mese in mese. Sì. Arriviamo al 2022. 2022, nato a Viareggio, volume 1, solo in digitale. Perché? Allora, è un progetto diviso in due dischi. Uno è nato, appunto, è uscito nel 2022, il prossimo, il volume 2, uscirà nel 2023 a Carnevale, e racchiudono 12 canzoni in tutto, quindi 6 nel primo album, 6 nel secondo, dove c'è un insieme tra la parte classica, quindi la tradizione del Carnevale di Viareggio, e l'innovazione. Quindi c'è sempre esempio, questa contrapposizione, sì, che però se unita rende bene l'idea. Sì, perché c'è ad esempio questa è Viareggio rifatta in chiave comunque classica, e poi c'è Febbraio fatta con l'autotune moderno, le trappe. Non si può dire. Però bellissimo. Almeno è, no? Certo. C'è anche il contemporaneo. Certo, almeno c'è tutto, non manca niente. No. Perfetto. 2022, due singoli, però a questo punto cambia tutto, perché i due singoli usciranno, sono usciti con un editore. Sì, sì, passaggio perché a livello. Cambiare e passaggio a livello. Perché cambiare, sì. Sono due brani che appunto anticipano un po' un prossimo lavoro come Tutta colpa di Batman, quindi un disco di canzoni inedite extra Carnevale. E sono stato contattato da un editore di Roma, che mi ha chiesto se volevo appunto avere le sue edizioni, in modo da cercare di far girare comunque un po' questi brani, che chiaramente da soli non si può fare nulla, troppo è difficile. E quindi insieme all'altro autore, che è Marco Trogi, che ha scritto Perché cambiare e la musica di Passaggio a livello, abbiamo deciso che questo progetto poteva essere molto valido, perché adesso c'è una serie di interviste alla radio, una serie di passaggi in TV, poi le metropolitane e gli aeroporti negli schermi, dove verranno mandati 35 secondi del video. Bellissimo, interessante. Non dimenticarti di Viareggio e del Carnevale, perché continuiamo a scrivere per il Carnevale. Poi, per chi non lo sapesse, grazie ad autori come Manuel, ma anche come Daniele là dietro, il Carnevale di Viareggio a livello di musica popolare è secondo solo al Carnevale di solo alle canzoni napoletane, non alle canzoni. Quindi immaginiamoci che produzione abbiamo, grazie agli autori che si impegnano veramente ogni anno in un modo incredibile. Cioè, immaginiamoci la potenza nel mondo della canzone napoletana, noi siamo secondi solo alla canzone napoletana come canzone popolare. Cioè, è veramente tanto. Giusto? Quindi non ti dimenticare, anche se vi diventi famoso, del Carnevale di Viareggio. Noi ce l'auguriamo, guarda, veramente.
Senti, Manu, io li so già, ma vorrei che li sapessero anche gli altri, i progetti per il futuro, anche proprio immediati. Allora, sì, progetti nel futuro, al di là di nuovi brani che chiaramente dovranno uscire a breve, la mascherina d'oro, chiaramente, perché ci tengo molto a fare questa cosa con le ragazze, ma soprattutto c'è un progetto un pochino più ambizioso, diciamo, che è un disco di cover dell'ultimo Battisti. Cioè, ho preso 8 canzoni del periodo Battisti Panella, del Battisti diciamo sconosciuto, non quello super usato del periodo Mogol, e era chiamato appunto il Battisti bianco, tra virgolette, perché i dischi avevano tutte copertine bianche. E abbiamo preso, insieme a dei musicisti che fanno jazz, 8 brani che in realtà in originale sono tutti in arrangiamento elettronico, e le faremo come ballad jazz. Quindi abbiamo stravolto arrangiamento e faremo questo disco che si chiamerà Bianchissimo. Bianchissimo, più bianco di così. Così c'è. Quindi in questo caso niente arte sopra la copertina. No, la copertina è proprio bianchissima. E ci saranno, ecco, queste 8 canzoni del periodo di Battisti, che purtroppo non è conosciuto come... Svelascene almeno una. Don Giovanni. Don Giovanni, quindi abbiamo questa prima chicca. Sì. Per il prossimo anno? Sì, per il prossimo primavera. Primavera. Va bene, allora contiamo a primavera di fare un packaging pasquale. Sì, certo. Bianco. Bianco. Grazie Manuel. Grazie a voi e a tutti quelli che sono venuti veramente a sentire un'oretta le mie fandonie. No, fandonie. Mamma mia, abbiamo parlato veramente di tutto. Ci abbiamo messo l'arte, ci abbiamo messo la musica, il carnevale, grandi autori. Secondo me, meglio di così non si poteva fare. Grazie. Grazie a te. Tanto. Grazie. Io direi che a questo